All'inizio del film ci viene presentato il nostro protagonista, Insu, un giovane studente universitario con l'abilità unica di poter vedere i fantasmi che vagano intorno a lui. Indossa costantemente un misterioso medaglione, che inizia a girare ogni volta che uno spirito si avvicina. Sfortunatamente, a causa di questa capacità soprannaturale, è spesso vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di classe, che lo chiamano il veggente di fantasmi. Un giorno, mentre è in metropolitana, il medaglione di Insu impazzisce, indicandogli che c'è un fantasma nelle vicinanze. Quando si guarda intorno vede il fantasma di una giovane ragazza tra la folla frenetica della metropolitana. Ciò turba Insu, spingendolo a uscire rapidamente dal vagone. Torna quindi di corsa a casa ed esamina la stanza con il suo medaglione. All'inizio, Insu non trova nulla e si sente sollevato, ma poi il medaglione inizia a girare e vede un fantasma seduto sulle sue spalle. Qui viene rivelato che i fantasmi non si avvicinano a Insu per fargli del male, ma in realtà vogliono solo aiuto da lui. Questo particolare fantasma sembra essere stato assassinato, così lei lo informa della posizione del suo cadavere. Vuole solo che i suoi genitori trovino un po' di conforto. All'inizio Insu esita, ma dopo essere stato convinto contatta la polizia e decide di sistemare il caso. Sebbene aiuti i fantasmi con le loro richieste, Insu è stanco delle sue capacità. Vuole semplicemente condurre una vita normale e fare amicizia. Decide quindi di lasciare la scuola e cercare risposte nella sua città natale. Contatta suo zio Akaru e gli fa sapere che sta arrivando. Quest'ultimo cerca di dissuaderlo dicendo che i suoi studi sono importanti, ma Insu non lo ascolta. Nella scena successiva ritorna nella sua città natale e lungo la strada vede una bellissima ragazza di nome Rose. Più tardi Insu incontra suo zio, che sembra avere la stessa capacità di vedere i fantasmi come lui. Non solo questo, ma è anche un maestro esorcista, noto per aver bandito i fantasmi nell'aldilà. Il giorno successivo Insu viene ammesso alla sua scuola. L'insegnante lo presenta a tutti, e Insu spera che possa ricominciare da capo. Purtroppo, un gruppo di bulli lo nota e inizia subito a tormentarlo. Una dei bulli di nome Yunji flirta addirittura con lui, nonostante abbia un fidanzato di nome Aichul. Mentre sta succedendo tutto questo, Insu vede un fantasma femminile che indossa una maschera fuori dall'aula e diventa inorridito. Più tardi, mentre sta tornando a casa da scuola, Aichul lo attacca improvvisamente da dietro e lo picchia. Il bullo avverte Insu di stare lontano dalla sua ragazza, anche se è stata lei a flirtare. Aichul poi minaccia il nostro ragazzo sollevando il caso di una certa Yang. Morì in circostanze misteriose anni fa e Insu ricevette numerose visite dal suo fantasma. Chiedeva sempre aiuto, ma Insu non ha mai avuto il coraggio di dargli una mano. Questo fu uno dei motivi principali per cui si è trasferito in città. La scena poi si sposta su una delle bulle, che torna a casa e scopre una borsa di polietilene appesa alla porta d'ingresso. Quando prova ad aprirla, il polietilene si rompe e il sangue le cola su tutta la faccia. Spaventata, la bulla cerca disperatamente di telefonare ai suoi amici, ma la chiamata non si connette. Poi, in un batter d'occhio, lo stesso fantasma mascherato di prima la attacca e la uccide. Più tardi vediamo Insu seduto con la stessa ragazza di prima, che si chiama Rose. Lei in realtà è un fantasma morto alcuni anni fa, ma poiché non è brutta e spaventosa come le altre, a Insu piace parlare con lei. All'improvviso il vento inizia a soffiare, e Rose dice a Insu che la ragazza mascherata è vicino a loro. Questo spaventa il nostro ragazzo, che scappa subito da lì. Il giorno dopo a scuola, mentre Yunji sta molestando un ragazzo di fronte a tutta la classe, Insu si stufa e interviene. Le ordina di fermare il bullismo una volta per tutte. Ovviamente gli altri bulli si fanno avanti per picchiare Insu, ma Yunji li ferma. Sembra che abbia iniziato a piacerle. La sera, mentre Insu e suo zio guardano il telegiornale, vedono un caso di omicidio risolto in cui l'assassino viene finalmente arrestato dopo 10 anni, e vedono che indossa una maschera. Ciò attira immediatamente l'attenzione di Insu, siccome ricorda il fantasma mascherato che ha visto a scuola. Ne parla quindi con lo zio sperando di trovare qualche informazione. Proprio in quel momento, uno spirito femminile, che sembra vivere nella stessa casa, rivela che il nome della ragazza mascherata è Sae. Nel frattempo, una coppia della banda di bulli si intrufola nella scuola di notte. Sono lì per recuperare il cellulare della ragazza che prima era stato sequestrato da uno degli insegnanti. Dopo aver terminato il lavoro, entrano in una classe e si divertono. La ragazza corre poi in bagno, lasciando il ragazzo solo. Nell'attesa del suo ritorno, all'improvviso appare il fantasma mascherato Sae che lo uccide. Dopo questo, affronta l'altro bullo nel bagno e finisce anche lei. Il giorno successivo l'intera scuola è scossa dagli omicidi, e in particolare Yunji sembra essere angosciata poiché tutti i suoi amici vengono presi di mira uno dopo l'altro. Nel frattempo, Insu cerca di raccogliere informazioni sul fantasma mascherato.
Chiede a tutti i suoi compagni di classe, ma nessuno osa parlare di Sae nonostante sappiano tutti chi sia. Sembra che la sua morte abbia a che fare con il gruppo di bulli. Più tardi, mentre Insu e Ross si divertono insieme, riceve un messaggio da uno dei suoi compagni di classe. Esso include una foto di Sae e una dichiarazione in cui afferma che non dovrebbe chiedere più nulla su di lei. Insu poi chiede a Ross se sa qualcosa di Sae. In risposta, la bellissima ragazza fantasma dice che tutta la scuola sa come è morta. Sentendo questo, Insu finalmente si rende conto che il gruppo di bulli è il responsabile dell'omicidio di Sae. Pieno di rabbia attacca Aichul da dietro, ma il bullo lo sopraffà facilmente e lo picchia. Tuttavia, Insu, con un sorriso malvagio sul volto, dice che Sae li sta venendo a prendere tutti. Più tardi, quando i bulli stanno tornando a casa, Yoon-ji mostra a Aichul una foto del padre di Sae e lo collega agli omicidi dei suoi amici. È certa che il vecchio sta uccidendo uno per uno tutti i bulli come atto di vendetta. Aichul è d'accordo con la sua ipotesi e insieme decidono di dirigersi verso la casa di Sae per uccidere suo padre. Prima di dirigersi, Lee Yoon-ji invia però segretamente dei messaggi a Insu riguardo al loro piano. Nella scena successiva, Insu riceve il messaggio e informa suo zio della situazione. Anche se disprezza i bulli, sa che le loro vite sono in pericolo e decide quindi di fermarli prima che sia troppo tardi. Akaru gli chiede di stare attento e gli dà un pugnale magico per proteggersi. Dall'altra parte, quando Aichul e Yoon-ji entrano in casa, vengono sorpresi da un continuo suono sordo proveniente da una scatola. Allo stesso tempo, notano alcune immagini della ragazza morta. A quel punto si rendono conto che Insu diceva la verità e Sae è davvero arrivata lì per vendetta. Terrorizzati, i bulli cercano di scappare, ma allo stesso tempo il padre di Sae esce misteriosamente dalla scatola e finisce Aichul. Vedendo il suo ragazzo morire in modo così brutale, Yoon-ji implora per la sua vita. Si scusa persino per tutto quello che ha fatto in passato, ma il padre non ascolta le sue parole e uccide anche lei. In seguito, Insu arriva finalmente sulla scena. Entra quindi in casa e trova i suoi compagni di classe abbandonati sul pavimento. Nota anche il padre di Sae e si rende conto che è stato posseduto dal fantasma di sua figlia. Proprio mentre Insu sta per andarsene, sente un suono provenire da un armadio vicino. All'interno, trova Sae con la sua solita maschera. Insu la smaschera coraggiosamente e scopre che lei altri non è che Rose. Successivamente, veniamo portati nel passato per scoprire cosa è realmente accaduto. Sae era una ragazza amante del divertimento della scuola, ma proprio come le altre era tormentata dal gruppo di bulli. Un giorno, dopo aver raggiunto il punto di rottura, si lamentò con la preside del comportamento di bullismo di Yoon-ji. Prendendo sul serio la questione, la preside ha insultato Yoon-ji davanti a tutti. Ciò fece infuriare così tanto la ragazza prepotente che decise di rendere la vita di Sae un vero inferno. Dal giorno successivo in poi, Yoon-ji e la sua banda hanno iniziato a trattare Sae come un animale. L'hanno picchiata, le hanno tirato i capelli, le hanno dato fuoco e l'hanno persino costretta a indossare una maschera. Tutti gli studenti della classe ne sono stati testimoni, ma non hanno mai parlato per la paura di incontrare la stessa sorte. La tortura costante ha messo a dura prova la vita di Sae e lei piangeva tutto il tempo a casa. Suo padre, preoccupato, le consigliò di contattare la preside, ma Sae rifiutò dicendo che non avrebbe fatto altro che intensificare le cose. Poi, un giorno, stufa dei continui abusi, ha commesso l'impensabile. Nell'aldilà il suo spirito si divise in due personalità. La prima è Rose, che assomiglia all'attuale Sae, dolce e sempre disponibile con gli altri. La seconda è la ragazza mascherata, che cerca di eliminare tutti i suoi aguzzini. Nel presente, Insu scopre un diario in cui sono stati cancellati tutti i nomi delle vittime tranne che quello della preside. Ciò significa che la ragazza mascherata non ha ancora finito con i suoi omicidi. Spaventato, Insu chiama immediatamente suo zio e gli chiede di andare a casa di Sae ed eseguire i riti di sepoltura. Si reca quindi alla scuola per salvare la preside. Nella scena successiva, mentre la preside lavora da solo, viene confrontata dallo spirito di Sae. Poco dopo Insu arriva a scuola e chiede subito dell'insegnante, ma nessuno sembra averla vista. All'improvviso le luci si spengono e Sae appare davanti a loro mentre possiede il corpo della preside. Rivela poi il suo vero sé mascherato e dice che dal momento che tutti hanno chiuso un occhio per lei quando era vittima di bullismo, tutti meritano di essere puniti. Insu tenta di fermarla, ma Sae afferra un accendino e lo lancia a terra dove della benzina è stata gettata prima. In questo momento sembra che tutti gli studenti verranno bruciati vivi, ma sorprendentemente, Rose, l'alter ego di Sae, afferra l'accendino prima che possa colpire terra. Le due hanno poi una conversazione orribile, in cui Rose cerca di impedire al suo altro sé di far del male agli studenti. Tuttavia, Sae, che è molto più potente, scaccia facilmente Rose facendola scomparire.
Dall'altra parte, Akaru raggiunge la casa di Sae e inizia la sua procedura soprannaturale. Con la sua forza spirituale, Sae inizia a mandare in frantumi tutto ciò che incontra. Dall'altro lato, Insu inizia a controllare il medaglione magico per capire chi è stato posseduto da Rose. Quando scopre il medaglione che gira attorno ad una ragazza, le dice di fermare tutto e le fornisce un taccuino che ha trovato nel contenitore di Sae. La scena torna a un flashback, rivelando che Insu e Sae erano amici d'infanzia. Sembravano innamorati, e Insu aveva abbozzato una sua foto sul suo taccuino. Nel presente, si scusa con lo spirito di Rose per non averla identificata. La distrazione si rivela sufficiente, mentre Akaru completa il suo compito dall'altra parte. Quando lo spirito della povera ragazza viene finalmente liberato, il pugnale nella tasca di Insu inizia a brillare. Rose lo tira fuori e si pugnala immediatamente, e dopodiché vediamo un flashback dei meravigliosi ricordi di Insu e Sae. Nella scena finale, tutti gli studenti vengono mostrati in lutto sulla tomba di Sae. È presente anche Insu, con un bellissimo schizzo della sua amata Rose. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!